Non inizio io? Non lo so, nei vlog non ci sei mai, mi fa strana sta cosa. Inizio io. La bomba, ragazzi, la bomba, eccola qua, la notizia che stavate aspettando, Nvidia Ampere. Questo è un vlog dove io mi sono voluto inserire perché negli, sia zitto, perché negli ultimi video il buon Fabio vi ha fatto una previsione o comunque vi ha un po' spiegato meglio i rumors che ci sono stati in circolazione. Poi sono dovuto intervenire io per portarvi la bomba, la notizia, ovvero la notizia è. Qual è la notizia? La La notizia notizia? è, te la dico io, Allora, te la dico, fermo, faccio io il fermo, no, blocco, stai a faccio. partire. La notizia non è. Uno calmati, perché ti Aspetta, sto aspetta, fai una cosa, distraendo. fai una cosa, fai una cosa, La notizia è questa. fai È una. È, non è una notizia, è una cosa. Ciao a tutti un rumor. ragazzi, oggi È sono un rumor. qui per presentarvi i nuovi rumor sulle nuove schede video Nvidia. Come avete ben notato, ultimamente queste schede video si faticano a trovare in commercio. Vi volevo riportare la notizia. Dai, vieni qua. Allora, la notizia è questa. Non è una notizia, non, devi essere preciso quando fai le cose. Allora, impara come si fa nei vlog. Allora, ragazzi, sono dei rumors, anche questa volta sono i rumors dei rumors. Che cos'è successo? Ve la faccio molto breve. È uscita una notizia su un sito, diciamo discretamente autorevole, che si chiama PC Games N. PC Games. PC Games N, come te pare. Che lì per lì ha lasciato un pochettino, dice, ma vabbè, il problema è che oggi è uscita pure su Tons Hardware, e voi sapete che Tons Hardware non è che si muove per nulla sostanzialmente, e l'ha riportata, motivo per cui ho deciso di fare questo vlog, solo che c'era sto scassacavoli, oggi si è dovuto infilare dentro, proprio Ma sta appena sentito Nvidia Shield, e lì è partito il cervello, lo che c'è, faccio pure. quello ci arrivi dopo, perché io porto altre notizie. Qual è la notizia? Qual è la La notizia notizia è riportata? che, a differenza di quello che è stato detto pochi giorni fa, sembra che l'uscita delle schede video cosiddette Ampere, quindi di cui le prime due, come perché voi avete studiato, saranno 2080-2070, è stata rimandata a quanto pare, non a data da destinarsi, ma sembra che la data del 12 aprile che si era detta non sia poi così vera. Esatto, slitta di un pochettino perché a quanto dicono questi rumors, queste nuove schede video non verranno presentate al GDC. Ho detto bene? Il problema è che queste schede video si presentano normalmente presso grossi eventi, grosse fiere, di cui uno è il GDC che ci sarà a breve e poi ci sarà il Computex. Il GDC sta per. Non me lo ricordo. Appunto, io ho detto GDC. GDC, che tu sai benissimo essere Game Developers Conference, dove l'anno scorso appunto hanno presentato la 1080 Ti. Quest'anno, per non ripresentare la stessa scheda due volte, o forse sì, non si sa, comunque hanno deciso di non presentare queste schede, quindi la serie 2000, quindi la serie Ampere. Bensì si vocifera che queste schede le potrebbero presentare a distanza di 2 mesi, quindi e già siamo a maggio, giugno. Fine giugno, luglio al Computex. Se presentassero queste schede, quindi comunque la data di uscita, quindi sui scaffali di tutti i negozi, penso che andrebbe a finire intorno a settembre. Settembre. Eh sì, sempre una cosa fatta così a occhio, una Beh, a stima, però occhio, diciamo sì, ragazzi, insomma. insomma agosto, settembre, quindi tutto quello che è stato detto fino adesso non sarebbe vero, attenzione, perché questi sono i rumors dei rumors, quindi stiamo parlando ovviamente di niente Di niente. sostanzialmente, però Però di quello che la leggiamo. notizia, dal momento che è stata presa e riportata, insomma, da Tons Hardware, che è abbastanza affidabile, la prendiamo, insomma, per veritiera, dai. Verosimile. Che cosa viene presentato quest'estate che crea un po' di hype? Nvidia Big Gaming No, Display. big format. Big Format Gaming Display. Oh, per fare il nome più Ok, corto, NBGB. che cos'è? Praticamente è uno schermo gigante, quindi è un 60, è una TV È 60. una tipologia di scheda. Allora, sì, però io per. Sviluppata in. In. Sviluppata In. insieme con Insieme con tre produttori, vai. Acer, Asus ed HP, quindi Bravo. le linee, quindi Predator, ROG, Battle, non so come si chiama la linea dell'HP, quella fascia alta. Comunque, niente, sostanzialmente è un monitor. Grande però, grande come una TV, un 65 pollici 4K, Più di una TV. più di una TV, un 65 pollici, quindi un formato grande di TV. Poi non so il design, se è sottile, quanto pesa, eccetera, però dentro ha le funzioni di un monitor da gaming, quindi ha il G-Sync, il refresh a 120 Hz, il supporto HDR,
e niente proprio di meno che integra anche l'Nvidia Shield. Tutto questo su un pannello 4K. Quindi comunque sia, ragazzi, è come se vi fate un monitor che ad oggi, per utilizzare un monitor più grande di un formato 30-35 pollici, siete costretti a ripiegare su una TV. Anche se 4K, però è 60, quindi input lag, e sappiamo tutto, tutte le cose negative che può avere una TV utilizzata come monitor. A quel punto la domanda che sorge: ma uno schermo 4K 120 Hz a oggi c'è una scheda video che supporta tutto questo? Sulla carta 1080 Ti, però vi posso dire che la 1080 Ti a oggi, con i dettagli alti, non reggerebbe 120 frame costanti in 4K su tutti i giochi. No, specialmente visto che comunque sia, nel corso appunto del 2018 usciranno dei bei giochi, a partire da Far Cry 5, come tanti altri titoli che andranno comunque a sforzare, a sfruttare, a mettere alla frusta la maggior parte delle schede sul mercato. Quindi 2080 servono proprio ASAP. Ci servono ASAP, come il pane. Quindi Nvidia si deve sbrigare a far uscire. Speriamo che questi rumors siano sbagliati e che Nvidia ci sorprenda facendo uscire in anticipo, magari prima dell'estate, almeno un paio di modelli. Ci sono alcune cose che non corrispondono. Le 1080 Ti non si trovano, un po' non si è capito, un po' per il mining, un po' perché si vocifera che la produzione sia stata interrotta a dicembre. Quindi perché mi interrompi la produzione a dicembre se non mi droppi le schede video nuove? Esatto. Poi, sapendo il problema del mining, perché stoppi, se hai stoppato la produzione, visto che non si trovano, la produzione 1080 Ti, se poi mi presenti Big Format e Big Display Gaming, con che cavolo lo faccio girare questo monitor? Ti pare possibile che dopo che ho speso, mo faccio per dire, 2999, perché tanto costerà un botto, no, cioè, sognate trovarlo sotto i 1000, roba del genere, cioè 65 pollici 4K 120 Hz con il Nvidia Shield e il G-Sync, sarà una cosa per pochi. Però quei pochi che dicono: senti, a me non me ne frega niente, e cioè poi ok, poi vorrei una scheda video, guarda, non c'è. Intanto lo usi come televisore, poi non sappiamo ancora le specifiche, però per quanto riguarda questo formato appunto dei big monitor, quindi comunque così chiamati, faremo degli approfondimenti. Quindi io questo servo, quindi nei vlog che servo, faccio degli approfondimenti. Vabbè, per adesso vi lasciamo, se no fai uno slide 1030 e ci colleghi questo 65 pollici, vediamo come gira. Non si può fare. No, dici che con la video integrata della nuova del Ryzen 2 girerebbe? No, non mi fa parlare AMD pure durante i vlog. Però pensa che è frustata, Nvidia che dice: che fai? Fai il processore con la 1000, una che va come la 1030, ok, ti faccio un monitor che non puoi neanche pensare di utilizzarlo. Un po' sì, ma perché non puoi pensare di utilizzarlo? Perché poi non mi vendi una scheda video in grado di farlo funzionare come si deve. E questa è interessante, sta cosa. Cioè Nvidia, invece di dire ti faccio una scheda che batte la tua, anche se comunque a mani basse per il momento, dici ti faccio un prodotto sul quale tu non puoi utilizzare la tua scheda integrata, e tu hai fatto un format low cost, però io ti faccio il monitor che dice tanto. Secondo me sono uffici marketing quelli che non si parlano l'altro, è più semplice di quello che credi. Comunque a noi ci interessa sapere che cosa ne pensate voi di tutta questa storia, perché scrivete, non se ne può più, ogni giorno ne esce una. Ormai stava a diventare quel TG5, ma la sigla. Lo so, ma ormai abbiamo iniziato questo fatto che seguiamo tanto le schede video, mi sembra giusto tenere. Ma dovremmo fare un nuovo formato, Flash News, ma la sigla, eccoci qua ragazzi, questa è la nuova, dobbiamo farlo così. Va bene ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate naturalmente qui sotto, scrivete se vi è piaciuto il video, perché ci sto io naturalmente, no, perché c'è sta lui, lasciateci un like e niente, ci troviamo ai prossimi rumors, tanto ormai si campa dei rumors qua. Ciao.